Perfetti, poco da dire. Perfetti, 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 perfetti. Non c'è niente da dire. Silenzio, applaudire. Applaudire. Squadra con una compattezza, una cinicità, una voglia. Trovate voi tutti gli aggettivi che volete, ma una squadra veramente bella, bella da vedere. Veramente una bella sensazione anche allo stadio. È proprio bello, bello. Al primo, al secondo, al terzo, al quarto, non ho quasi mai esultato, ragazzi, perché era proprio bello, bello, mi stavo godendo al 100% il momento. Bellissimo, bellissimo, applausi a tutti, perché oggi tutti, ma letteralmente tutti, hanno fatto bene, bene, bene. Si vede la crescita di questa squadra nel gioco soprattutto. Le prime quattro partite, come ho detto poco fa, come avevo detto, nelle prime quattro partite, ragazzi, possiamo giudicare quello che vogliamo, ok, si sta a arrabbiarsi con la Reggiana perché abbiamo fatto cagare in quella partita, ma le prime quattro partite sono praticamente quattro amichevoli, ok, che contano nei punti per il campionato, ma alla fine contano poco per il gioco. Invece oggi si è visto il gioco, il Brescia ha affrontato un Frosinone che arrivava da tre pareggi consecutivi e doveva dimostrare di vincere a Rigamonti, invece no, il Brescia ha imposto il suo gioco, ha imposto lui la partita perché ha deciso sempre il Brescia le sorti della partita e ha vinto meritatamente 4-0 e poteva essere anche più largo il risultato. Quindi bene, bene, bene. Mi voglio appuntare su Juric, ragazzi, perché Juric non è un fenomeno, non è un giocatore fortissimo tecnicamente, ma se un giocatore entra con quella voglia e quella cattiveria agonistica lì, io me lo porto sempre in guerra, ma sempre, sempre, sempre. Quelli lì sono i giocatori forti in realtà, perché con quelli che ci mettono più voglia, che anche se hanno un limite tecnico, ci mettono voglia, grinta su ogni pallone, pressava di qua, andava di là, correva a difendere, aiutava, proteggeva. Bene, 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 sono veramente contento. Applausi, applausi, applausi. Difesa ha funzionato alla grande, praticamente Lezzini non si è mai sporcato i guantoni, quindi bene, bene, bene. Bisogna ha fatto due assist, poi si è dato anche il Monchi, sono contento per lui. L'importante è che sono tornati a segnare anche gli attaccati, perché ok, doppia degli Adorni, perché gol col Palermo e gol col Sudirol, però. Bene, hanno iniziato anche gli attaccanti a segnare la doppietta di Juric e il gol di Mancini. Sono veramente, veramente, con effusione, veramente poca roba, mi aspettavo molto, molto di più, invece si sono presentati male, 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 hanno preso proprio il contraccolpo, effusione che non ha mai praticamente creato nulla, proprio il nulla ha creato. Bene, sono contento, tre punti importanti, in questo momento Brescia è primo in classifica, anche se non è proprio da vedere la classifica perché sono le prime giornate. Andiamo a Pisa con una battaglia, ragazzi, perché sarà una battaglia contro Pippo Inzaghi. Godiamoci il momento, ragazzi, e continuiamo così, perché il gioco si vede e i frutti si vedono. Sempre forza Brescia, Daniele.